Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50. Oggi continueremo la storia in Sword Art Online Memory the Frag. Cominciamo! L'altra volta ho fatto un live dove ho fatto tantissimi capitoli in Sword Art Online. Quindi per chi non l'ha visto, li consiglio di vederlo, perché ho fatto parecchia storia. Andiamo su quest. Kirito sempre a 80 con equipaggiamenti pure buoni. Ho avuto la sua arma, ho avuto la Heroic Promise, si chiama se non sbaglio. Ok, guardate, siamo arrivati al 12. Il cuore di Yui è corto, quindi lo faremo subito. Come sempre ragazzi, se volete leggere stoppate il video. Io la storia la so già tutta e ho visto pure l'intero anime. Konnichiwa. Ok, una diamond così a caso. Ho usato le diamond per avere l'arma di Kirito, Ordinal Scale ovviamente. Per quello c'ho poche diamond adesso. Troppo forti siamo. Andiamo subito. Sassato 12.000 di vita a Kirito, molto forte. Mossa speciale di Kirito fortissima. Mi piace tantissimo. Andiamo avanti. Ecco qua il boss. Due rospi. Di nuovo questi boss scarsi. Vinto. E beh, erano davvero 14 secondi. Finito subito. Ok. Se è ovvio, in 14 secondi l'ho finito. Ok. L'abilità di Kirito, la skill finale di Kirito è davvero molto potente. Gli Ordinal Scale ovviamente. Poi diciamo che Silica ancora al 100 non è arrivata. Sì, non sì, ma Silica ancora no. Per ora mi sto occupando dell'equipaggiamento di Kirito, che lui sarà in prima squadra per molto tempo. Falli fuori facilmente. Andiamo subito avanti. Ancora questi qua. Questi qua ci saranno sempre, mi tortureranno fino alla fine. Sono presi 5-6, faccio fuori tutti. Ah, è rimasto sto qui. E mi dà una pozione dell'esperienza molto utile. Stavo pensando che se Silica rimarrà non è tanto forte. Se vedo che a livello 100 non è ancora chissà che, avevo deciso di mettere Asuna del primo Sword Art Online. Ehi!
Ok. Ok, professoressa anche qui. Perfetto. Esperienza. Sinon e Kirito sono maxati. Sinon con l'equipaggiamento non gli sto dando armi o armature chissà che, però non mi sto occupando di più di Kirito. Poi quando avrò finito con lui, non so se voi avete visto la spada che aveva, non so se l'avete vista. Era davvero, è una spada davvero eccezionale. Ok, andiamo avanti, che abbiamo quasi finito il capitolo. Era davvero corto, eh. Ok, 0,70, grande Asuna, buono. Siamo quasi alla fine di SO, il primo SO. Ecco il boss. Ah, meno male che ho preso il porto, esatto. Adesso fa uscire la spada, fa uscire. Ok. Perfetto, ho preso S anche qui. Il boss potrei avere difficoltà ad affrontarlo in livello hard. Lì mi sa che sarà a livello 90 più o meno. Ah, valevo la chiave di livello 80. Gli ho dato il fucile. Che sì, non a me, arciere, non. Che spara, vabbè. Ecco qua. Ecco, proprio l'ultima parte si chiama il cuore di Yui. Eh sì, lo sapevo già che era un programma. Ok. Ok, quanto mancheranno due capitoli solamente, più o meno. Ok ragazzi, il capitolo si è concluso. Ditemi se voi avete avuto difficoltà a combattere
cioè a finire il capitolo 12, cioè se avete avuto difficoltà anche nella modalità hard, non solo normal. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, se ancora non l'avete fatto mettete un bel pollicione in su, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook che si chiama Kevin Uzumaki50. Ci vediamo alla prossima, ciao!